A seguito della proposta del sindaco di Piano di Sorrento Iaccarino di chiudere le scuole per un mese, tutti voi sindaci dell'area sorrentina vi siete riuniti. Cosa è emerso? Allora, ieri sera ci siamo riuniti alle 20:30 al comune di Sant'Agnello, erano presenti tutti e sei sindaci della penisola sorrentina, da Vico Equense a Massalubrense, e di comune accordo abbiamo deciso al momento di soprassedere sulla chiusura delle scuole. Ma di comune accordo abbiamo adottato altri provvedimenti per limitare l'aumento dei casi che si stanno registrando in penisola sorrentina. Provvedimenti Quali provvedimenti parla? molto semplici: abbiamo deciso di non fare più le aree mercadanti, di intervenire sugli impianti sportivi, sugli oratori, i centri aggregativi. Siamo partiti da fuori perché noi riteniamo che ognuno di noi ha fatto degli sforzi immensi per mettere in sicurezza le nostre scuole nel rispetto dei protocolli anti-Covid. Vi siete dati invece un punto, una deadline oltre la quale non andare e chiudere le scuole? Abbiamo ribadito il concetto che ogni settimana ci incontreremo per monitorare e controllare gli sviluppi e gli aumenti che si verificheranno sul territorio sia all'interno delle scuole ma della popolazione stessa. Su Per questo siete, immagino, anche in costante contatto con la Regione Campania. questo giorno per giorno lavoriamo a contatto con la Regione Campania per accedere subito ai dati e per prevenire e rassicurare i nostri cittadini.